Benvenuti a Imprese Quotidiane. Per la puntata di oggi ci troviamo Foen presso l'edicola tabaccheria di Donatella. Ciao! Ciao! È un'attività giovanissima questa. Come sì, io ho aperto a fine ottobre 2014. Raccontaci il perché di questa scelta lavorativa. Allora, io questo lavoro l'avevo già fatto 10 anni fa, poi ho fatto per un bel periodo la mamma a tempo pieno e poi quando ho saputo che questa attività sarebbe stata chiusa mi dispiaceva più per il paese, perché comunque io abito qua, e un po' perché secondo me era bello dare un servizio all'interno del paese e quindi ci ho provato. E quali sono i prodotti che tu offri alla tua clientela? Io ho cercato di dare un po' quello che mancava al paese, quindi una cartoleria, vendo la scuola e l'asilo, i giornali, i quotidiani e anche le varie riviste e i tabacchi. Quindi sei proprio un punto di riferimento per tutto il paese, quindi sì. Anche per i tuoi clienti. Penso e spero di sì, ho anche incrementato tutto con dei servizi tipo le ricariche telefoniche, i pagamenti di vari bollettini, e quello che ho potuto ho cercato di mettere. E qual è il rapporto che hai con gli abitanti del paese? Beh, come prima cosa devo ringraziare gli abitanti perché hanno dato fiducia, hanno creduto in me e quindi mi hanno aiutato a incrementare il mio lavoro, e ho, penso, un bel rapporto, nel senso che molti si trovano anche con me nel parlare, comunque nel rapporto quotidiano. Quali sono, dato che è un'attività giovane, le tue prospettive per il futuro? Cosa speri? C'è qualcosa che vorresti migliorare? Beh, io mi auguro che il lavoro sia sempre migliore, cercare di prendere anche altri paesi che non hanno comunque il servizio all'interno, e quindi tramite un po' di pubblicità. Ecco, ho visto già che anche dagli altri paesi, tipo Vignù, io così, ho dei clienti che tutti i giorni passano di qua, e quindi spero che tutto continui incrementando sempre di più, e quello che posso io cerco di fare. Per fortuna c'è l'Ascom.